Rischio sanitario dietro l'angolo, tra applausi dei 5 Stelle e contestazioni delle opposizioni nella sala Giulio Cesare del Campidoglio, va in scena la battaglia sull'emergenza rifiuti. Virginia Raggi, come aveva promesso alla vigilia, punta alla chiusura del ciclo dei rifiuti. Noi siamo chiamati a fronteggiare uno stato di crisi sistemica con scarse risorse e tempi estremamente ridotti, dovendo sempre lavorare con il rischio sanitario dietro l'angolo. La sindaca della capitale accusa le amministrazioni che hanno guidato Roma negli ultimi 40 anni e promette di presentare una relazione sulla gestione dell'AMA al presidente dell'anticorruzione Raffaele Cantone. Annuncia inoltre un nuovo piano per risolvere il problema dei rifiuti, che prevede anche sconti al pagamento della TARI, la tassa comunale, per i cittadini virtuosi. Tuttavia la Raggi deve parare i colpi delle opposizioni che tornano all'attacco dell'assessore all'ambiente Paola Muraro, per 12 anni consulente dell'AMA con compensi che superano 1 milione di euro, e in rapporti con personaggi coinvolti nell'inchiesta Mafia Capitale. Lo scontro sui rifiuti passa così nella Roma svuotata di agosto. È molto più pulita adesso, si vede pure da quello che c'è in giro. Parlo, ma non concludo niente. Se trova che è più sporco, e chi ha interesse a far vedere che è sporco, ha capito? La Raggi chiede tempo per le soluzioni, spera nel rispetto del 20 agosto come scadenza per la ripulitura dell'urbe, ma sa già che un'altra bomba rischia di esplodere a settembre. Lo stesso Beppe Grillo l'ha avvertita: il caos trasporti, dove si minacciano tagli del 30% delle corse di bus e metro proprio quando ricominciano le scuole.